Per far fronte al picco dell'emergenza coronavirus, la Toscana si organizza con 22 ospedali Covid, dotati di terapia intensiva a cui affiancare nuovi reparti bolla di terapia subintensiva e di medio-alta intensità. Obiettivo: creare dai 2.000 ai 3.000 posti letto per i pazienti affetti dal virus. Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, in un video messaggio su Facebook, ha spiegato come il sistema sanitario regionale si sta organizzando per contrastare il contagio che dalla Lombardia si è esteso alle altre regioni italiane. Abbiamo in qualche modo, rispetto alla Lombardia, che da questo fenomeno, come leggiamo dai giornali, è stata travolta, un certo periodo di tempo durante il quale organizzarsi. Si tratta di qualcosa come 15 giorni, qualcosa di più. E se ci comporteremo tutti in maniera corretta, rispettando le indicazioni che sono venute dal livello nazionale e anche dal livello regionale con le ordinanze, se ci organizzeremo come sanità pubblica integrata anche alla sanità privata, noi potremo far fronte senza farci piegare alle difficoltà che si prospettano. La Regione Toscana ha anche assegnato 3 milioni di euro alle ASL per attivare il servizio della consegna della spesa a domicilio agli anziani che vivono soli, con problemi di salute e non possono contare sull'aiuto dei familiari. Essere quindi solidali tra noi, mantenere la calma e soprattutto evitare le polemiche capziose, evitare la canizza, gli insulti. Trovare il modo di dialogare anche di fronte alle difficoltà, avanzare proposte, discutere serenamente e decidere per le soluzioni migliori. Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico locale, a seguito dei provvedimenti emanati dal governo, i pendolari sono diminuiti dell'80%. L'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli ha quindi reso noto che Ferrovie ha ridotto del 25% i treni regionali in circolazione in Toscana. Il servizio di trasporto pubblico locale su autobus resta invece invariato per consentire agli utenti il rispetto della distanza di sicurezza di un metro. La situazione è comunque monitorata giorno per giorno.